32esima edizione del Carnevale Marinese. Nettuno TV ringrazia. To the club like what up, I got a big pack, I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop, ice on the fringe is so damn frosty, the people like damn. Alle 16 circa ha preso il via da Piazza Stazione la seconda sfilata di carnevale di questa 32esima edizione. I carri adesso sono arrivati praticamente su Viale Pitagora, proseguiranno per tutta Viale Pitagora per poi svoltare verso Viale Ionio all'altezza di Viale Italia. Tre i carri che quest'oggi stanno sfilando e sono i carri realizzati in collaborazione tra Proloco e Gruppo Carnevale Marinese. Maria Carmela, noi dobbiamo ringraziare i nostri partner commerciali che sono... Ringraziamo Castellano Abbigliamento a Ginosa e a Giosa Marina di Emanuele e Giuseppe Castellano. Ringraziamo l'autocarrozzeria di Dino Pirrazzo in zona Pipe a Ginosa. Ringraziamo e salutiamo la macelleria, rossicceria e braceria di Katia e Giovanni. Ringraziamo anche il ristorante e pizzeria Villa Orti dell'amico Antonello La Piscopia. E ringraziamo anche l'invento arredo di Caterina, sito a Ginosa. Allora, quest'oggi stanno sfilando tre carri che sono quelli realizzati in collaborazione tra Proloco e il gruppo Carnevale Marinese. Quindi manca il carro che sfilò domenica scorsa, quello preparato dai ragazzi di Marina di Ginosa, e il tempo fino a questo momento sta mantenendo. La sfilata intanto va avanti, ci sono tanti ragazzi a cui hanno preso parte e il divertimento qui a Marina di Ginosa per questa sfilata conclusiva di oggi è comunque assicurato. Per cambiare un po'. Vi è piaciuto questo carnevale quest'anno? Tantissimo, è una cosa divertente. Anche. Ci fate un saluto agli amici di Nettuno. Ciao! Ciao Nettuno, perché non c'è nessuno! Back in time. Dell'associazione Pronto Amici in Aiuto per garantire la scorrevolezza del traffico in tutta tranquillità per questa seconda sfilata del carnevale qui a Marina di Ginosa. Come procede? Sta procedendo tutto bene, in quanto anche quest'anno la Proloco di Ginosa Marina, in concomitanza col comune di Ginosa, hanno fatto sì che la riuscita di questo carnevale ha potuto dare un lancio anche a livello turistico e a livello per quanto riguarda i bambini e il divertimento. Dopo tutto quello che è successo questo inverno scorso, quindi credo che è un punto di appoggio per poter ripartire, a far sì che sia Ginosa Marina che Ginosa abbiano questa facoltà di poter ripartire, insomma. Rosario Sassi, presidente della Proloco, allora oggi sfilata conclusiva di questa 32esima edizione, qual è stato il bilancio? Il bilancio lo potete vedere tutti quanti, lo avete visto domenica scorsa con la manifestazione fatta a Piazza Stazione, stasera lo guardiamo tutti, per me è super positivo, ancora una volta la Proloco quando si muove non ce n'è per nessuno. È importante che questa tradizione continui.
me lo auguro, non lo so, io me lo auguro. Ma a memoria tua da quanto esiste questa tradizione del carnevale a Ginosa Marina? Allora, io ne ho fatti 41. Parliamo degli anni? Degli anni 60. Ne ho fatti 32 con la Proloco e poi ne abbiamo fatti altre 9. Facevamo la questo in giro come si fa per le feste patronali. Ero un ragazzino, avevo 16 anni, oggi ne ho 57. Però la passione è rimasta uguale. Mi piacciono i bambini, mi piacciono tanto. Passiamo con i fratelli Bros. Mario, Luigi. Luigi, amanti della PlayStation? Sì, del Nintendo. Campione mondiale 2012, ti intendo qui. Tu sei campione mondiale 2014, è ancora da giocare? No, devo giocare ancora. Cercavamo la principessa. Non l'avete trovata? Non l'avete trovata la principessa? Peccato. Ehi, ce ne sono tante. Lo vedo. Ma i livelli, dobbiamo superare i livelli. Adesso a quale siete? Al primo, secondo. Siamo là. Facciamo un saluto agli amici di Nettuno TV, alla Mario Bros, anzi alla Super Mario Bros. 3, 2, 1. Maria. Maria si chiama come me. La vedevo ballare, si sta divertendo. Tanto, a Milano. Non c'è il carnevale. A noi a Milano è sabato il carnevale. Allora io faccio questo e l'altro. Vogliamo dire allora dove si vive meglio? Al nord o al sud? Al nord. No, perché? Però qua siete più organizzati perché lì si lavora. Qua un po' e un po' vi divertite più voi che noi. Come mai non si è vestita? Non so vestito, la vecchia si deve vestire, 75 anni. Allora ci fa un saluto agli amici di Nettuno TV? Saluti. Tanti saluti, tante belle cose, tanti auguri per tutti, in bocca al lupo. Grazie. Antonio Conte, Service Audio, queste casse che pompano quanti watt? 3.000, 4.000? Beh, diciamo c'è l'impianto più grosso, siamo intorno ai 15.000 watt, poi ce n'è uno più piccolo sui 4.000 e poi c'è uno da 2.000 watt. Complimenti, nessuno si è lamentato ancora. Eh sì, diciamo beh, i giovani sono abituati, anzi per loro è anche poco, voglio dire. Questi sono i retroscena della sfilata di carnevale, chi si è lamentato qui? No, vabbè, non è, diciamo, la gente magari più grande di età, sai, non riescono a sopportare questa potenza. Però diciamo a carnevale accettano di tutto. Quindi se qualcuno deve lamentarsi se la deve prendere con lui. Beh, diciamo di più con la Provoco che mi paga per questo. Un saluto da 3.000 watt a Nettuno TV. Facciamo da 15 perché se lo merita. Ciao Nettuno TV. Nino Salluce ha preso il via anche oggi, martedì grasso, il carnevale qui a Ginosa Marina. Niente, cosa vi devo dire? Vi ringraziamo che della vostra partecipazione. Noi siamo molto contenti, lo facciamo esclusivamente per i bambini, perché questo paese, se si fa qualcosa per i bambini, si può fare una festa tutti i giorni, ma ci vogliono molto molti sacrifici. Oggi è un po' più spento, no? C'è meno gente, sì, come mai? Purtroppo, forse il tempo, che la gente ha avuto paura di venire dai paesi limitrofi. Però ci stiamo divertendo, sto vedendo parecchi bambini che si stanno la divertendo. La gente si sta divertendo. Sì, a me quello è l'importante, io faccio. Ho dato la mia collaborazione anche quest'anno con il mio gruppo. Sono contento che anche quest'anno siamo riusciti a fare un bel progettino sia con le scuole che per Marina di Ginosa. A me quello è l'essenziale, che i bambini si divertono. Grazie. Grazie a voi.
Assessore Mario Toma, questa 32esima edizione si conclude nel migliore dei modi, sempre un successo. Quando si fa squadra è sempre un successo. Marina di Ginosa ancora una volta si riunisce intorno a una delle sue più grandi iniziative che ci vede coinvolti tutti quanti, Pro Loco in primis, coinvolgendo l'associazione Carnevale Marinese, la scuola, con un progetto didattico culturale che sicuramente sarà portato avanti negli anni successivi, perché abbiamo visto, abbiamo notato che comunque c'è un'affezione notevole a questa iniziativa. L'amministrazione comunale è in prima linea, perché per le cose belle, quelle che portano valore aggiunto all'economia e anche da un punto di vista sociale, perché stiamo attraversando un periodo non facile, quindi questi momenti servono anche per ridare coraggio a una comunità che ha più volte subito delle difficoltà, delle problematiche. Ma noi siamo una comunità abbastanza forte, pronti a reagire, e il Carnevale Marinese è la dimostrazione. Il Ser di Ginosa qui per questa edizione del Carnevale, come ogni anno, a garantire la sicurezza e la viabilità del traffico. Antonio, come sta andando? Per il momento tutto bene, la norma, la gente si sta comportando in modo molto educato e tutto a posto per il momento. Non ci sono problemi, tutto procede a programma. Domenica sarà stato un po' più complicato gestire il tutto. Sì, perché c'era comunque più gente, più traffico, quindi un po' di difficoltà magari nello smaltire il traffico. E un saluto anche agli amici di Nettuno TV. Trentaduesima edizione del Carnevale Marinese. Nettuno TV ringrazia. To the club like what up, I got a big pack, I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop, ice on the fringe is so damn frosty, the people like damn.